Bentornati amici di Topland. Quale playoff? Bentornati da molto tempo ora. Eh beh sì, mettiamo da un po' di tempo. Ciao Marcello innanzitutto. Andiamo a parlare della partita di venerdì. Eh beh, io lo chiamo la partita delle polemiche perché ci sono sempre state polemiche, però questa volta diciamo che hanno compensato i favori e i torti arbitrali. Dai, un po' Perché, eh ciascuno, sì, dai, è un dai. po' per ciascuno, questa cosa sinceramente non mi Un po' piace, ciascuno, però non fa male a il primo nessuno. tempo doveva dare il rigore su Dybala. E parlavamo di tutt'altra partita. Poi, beh, forse il gol era un po' dubbio, ma con la moviola si sarebbe risolta la faccenda, diciamo. Beh, dai. Il primo tempo sul 2-0 potevamo benissimo starci. Era un fallo Anche di se il mani. rigore dovevi comunque batterli, cioè segnarli. Era un fallo di mani, giustamente toccava all'uomo l'uomo di Una mano. porta, l'arbitro di porta. Eh sì, ha deciso così, però Dare o non darlo, dai. eh sì, o darlo o non darlo, non lo so perché comunque ci poteva stare pure la volontarietà, perché ovviamente era proprio vicinissimo cioè il pallone era proprio vicino insomma, Beh, dai, era come sta fallo. Cioè, venendo. stava Era vicino. vicinissimo. Secondo il mio pensiero io non l'avrei mai dato, ecco. Ma Secondo lui sì, addirittura lui interista e dice che è il rigore comunque, però. non è il problema di darlo o non dare, il problema è brutto è stato che era quasi il tempo era scaduto, giusto? Sì, e quella è 20 stata la secondi. cosa più brutta. Però Sì. cioè, se andiamo a indagare bene durante la Sì. partita, andare a visualizzare bene gli errori, c'è stato l'uscita di Suso, Sì. che dire, è andato anche a dirgli dai, sbrigati, esci perché sennò la partita Beh. finisce. Sì. Ci sono stati quei secondi, non è stato chissà quanto, però quei 20 secondi doveva recuperarli. Sì. Sì, Io forse. sono interista, Ma però ieri soprattutto per l'espulsione, però. dire il giusto è sempre il giusto. Comunque, Sì. se andiamo a vedere il contropiede di Bacca era anche fuori gioco, Sì, il leggero. Se ci fosse stata la mia viola, ovviamente l'avrebbero annullato subito, quindi si sta parlando di tutt'altra partita. Ecco, non c'era bisogno nemmeno dell'ultimo rigore alla fine, quindi si parlava di tutt'altro. E questo è Se fatto. andate a vedere bene la partita, cioè il gol di Bacca era un po' difficile vedere il fuorigioco perché era lì, Sì. piccola punta del Pure gol piede. di Llorente. Non so se si ricorda Marcello, penso di sì. Pure il gol di Llorente contro il Napoli 1-0 e poi finì quella partita 3-1 se non sbaglio. Col Per Napoli. un tallone fuori gioco, per un tallone veramente lo per pochissimo. Per un fuori gioco di No, rientro. E ci hanno dai. rotto le scatole per un anno intero. Poi andate a vedere il pestone di Zapata su Dybala. Vabbè, quello sinceramente ero straconvinto che l'aveva dato. Poi ho visto che dopo la moviola eccetera eccetera tutti i giocatori stavano a metà campo e ho detto oddio, non hanno dato quel rigore, quello là era proprio netto. Ricordiamo gli sbagli di Piazza. Gli sbagli di Piazza più che altro ho pensato io, fino al 96esimo, 95esimo quando era sull'1-1 ero incavolato nero perché ci sono stati troppi sbagli sotto porta. È vero che per carità, tanto di cappello a Donnarumma che ha fatto certe parate eccezionali, però troppi sbagli Però sotto porta. Soprattutto Piazza deve ci crescere, è sono un ottimo stati giocatore. parecchi sbagli anche da parte di Benatia alla fine. Poi ho visto un Daniel Alves un po'. Non Scarico. ha. Sì, un po'. Non sta dando il massimo ultimamente, tra l'altro. Barzagli invece pure l'ho visto, si vede che c'ha quell'età ormai dietro a De Lofeu, che è giovane, che corre in quell'azione, l'ho proprio Che perso. poi Barzagli è andato a giocare da esterno, Sì, terzino, quindi non era il suo ruolo, però no, ma ha fatto pure un po' il ha turnover fatto il Allegri suo per ruolo, dai, il questo. suo Eh beh, sì. dovere. Quindi speriamo che non ci siano più queste polemiche. Ma queste polemiche Ma ci ci saranno, saranno lo stesso, ecco, ecco. ci saranno sempre perché purtroppo il calcio è così. Per questo video è tutto. Ci vediamo con il prossimo. Ragazzi, Spero di ricordate ritornare a breve. Ragazzi, ricordatevi di. dei playoff. Questo per forza. No, beh, magari iscrivetevi nel nostro canale. Tutti voi, amici di Top Lane, compreso De Marcello, magari. Magari. Mettete mi piace nei nostri video e venite a vedere nel nostro canale cosa facciamo. Alla Vi prossima, amici di Top aspettiamo, Lane, vi ragazzi. Ciao e aspettiamo. grazie, Marcello. Alla Ciao. prossima. Ciao.